Eccoci qua, buonasera a tutti, ciao a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento, che vedo che già sono tante. Ci dispiace di essere in diretta in concomitanza con l'intervista del Papa, però è capitato così, non è che abbiamo fatto apposta per mancanza di rispetto verso lui, ecco, anzi andremo a guardarcela anche noi più tardi. Questa sera siamo qua con un ospite che sono molto contento che sia qui con noi, perché ci presenterà una storia, io penso, molto bella. Quindi ciao, perché abbiamo deciso di darci del tu per essere un po' ciao così. Ciao donna Andrea, e niente, cosa ci racconti questa sera, giusto così per introdurre un attimo la serata? Di cosa parleremo? Di Maria e Giuseppe? Di Maria e di Giuseppe e di questa... fra l'altro Giuseppe in questo tempo, proprio grazie al Papa, è proprio un anno dedicato a lui, quindi di fatto proprio questa attenzione a Giuseppe di tutto questo anno nella Chiesa, ho visto che ha fatto rinascere interesse per questo libro, che in fondo non è, ha solo un anno e mezzo, su Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore, che è un'idea che mi è venuta proprio a proposito di un libro che mi chiese l'edizione Paolina di scrivere su Giuseppe, dopo che avevo scritto un libro su Maria. E, però io riflettevo... Mando la copertina intanto. Ecco, benissimo. Questo fra l'altro, la copertina, vedete, questi acquerelli sono originali. Sono acquerelli dipinti da Anna Maria Trevisan, che è una pittrice che è di origine vicentina, che lavora proprio in quella zona e che ha fatto parecchie anche opere nelle chiese, si dedica all'arte sacra. Sono molto belli, infatti. Sono molto fini, sì, sono 18 acquerelli molto carini, sì, sì. Prima, no, senza introdurre troppo, abbiamo detto solo, ecco, di cosa parleremo questa sera, ma ecco, ti volevo intanto chiedere di fare una breve presentazione su di te per chi non ti conosce, insomma. Sì, allora guarda, dunque, io sono nato a Milano, ho studiato a Milano e poi sono entrato nell'Opus Dei come... da laico, e poi dopo all'interno del museo ho maturato la vocazione sacerdotale. Sono sacerdote dall'84, quindi sono già tanti anni, e ho avuto la fortuna di essere ordinato da Giovanni Paolo II
San Giovanni Paolo II a Roma, proprio a San Pietro, il 31 maggio dell'84. E poi dopo, appunto, mi sono dedicato ad essere sacerdote all'interno dell'Opus Dei, quindi prevalentemente a tutte le attività, le persone, le attività apostoliche, educative che questa realtà della Chiesa è un po' mette in piedi. Prima a Verona e poi a Milano. Quindi attualmente sto a Milano. Sono tornato a Milano, abito a Milano e mi dedico in modo particolare come cappellano delle scuole FAES, che sono situate in zona Città Studi, in via Amadeo e in via Fossati, elementari, medie, anzi anche scuola materna, scuola dell'infanzia, primaria e medie e poi liceo, vari licei, ci sono tre licei. Quindi sono tante famiglie a cui io mi dedico, ecco, soprattutto ho cominciato questa attività. Io mi ero dedicato a questa dimensione dell'educazione delle scuole già a Verona per parecchi anni, adesso sono tornato da poco, all'inizio dell'anno del 2020, in queste scuole delle FAES. Ecco, allora. Ecco, non ti sento più, però adesso in questo momento ti ho perso. Come Ok, mai? ero io che ho tolto il microfono. Allora, dopo questa breve presentazione che ci hai fatto su di te, volevo chiederti un po' come è nata questa idea di fare un libro su Giuseppe e Maria, non come, diciamo, genitori di Gesù, o non è solo come genitori di Gesù, ma proprio come coppia. Sì. Beh, devo dirti che probabilmente, evidentemente, diciamo, sullo sfondo c'è ovviamente l'esperienza molto bella, molto positiva della mia famiglia, no? Mio padre, mia madre, quindi, che peraltro si sono dedicati anche molto anche alla formazione delle coppie, no? Delle famiglie, perché loro stessi hanno messo in piedi i corsi di orientamento familiare, no? Ancora a partire dagli anni 70 qui a Milano, che poi anche hanno collaborato a mettere in piedi queste scuole, tipo quella del FAES, famiglia e scuola significa, dove i genitori hanno un ruolo importante. Quindi diciamo, anche nella pastorale del Gusè la famiglia ha sempre un ruolo molto forte, no? Quindi di fatto io vengo da questa esperienza, da questa attenzione, da questa pastorale, e allora nel momento in cui appunto, ho scritto un libro su Maria, stavo per scrivere un libro su Giuseppe, ma ne avevo letti anche vari, mi sembravano tutti molto validi. E evidentemente non riuscivo a capire un po' come impostare questo libro, e io penso che sia stata un po' un'ispirazione perché ero durante un corso di esercizi spirituali e mi ricordo che ero andato a farlo a Madrid, ma non che vada sempre fuori in Italia, ma mi interessava proprio per conoscere poi una casa editrice che mi ha pubblicato poi una traduzione di un mio libro, no? E sono andato lì, ecco, allora pregando mi è venuta questa intuizione. Fra l'altro, vedi, probabilmente mi è tornata in mente una frase del fondatore dell'Opus Dei, San José Maria, appunto, che qui fra l'altro si chiama così, José Maria, nel senso che mette accanto il nome di Giuseppe, accanto il nome di Maria. Lui si chiamava così dal battesimo, Giuseppe, Maria, come tanti di noi, anch'io mi chiamo Andrea Carlo Maria, no? Nel battesimo a molti viene aggiunto il nome di Maria, ma lui a un certo punto della sua vita, non subito, intuì che doveva unire questi nomi e li ha messi accanto. E poi a noi diceva: mi raccomando, non separate mai Giuseppe da Maria, no? Teneteli sempre insieme perché sono sposi e vanno tenuti insieme. Ecco, queste sono varie. Poi certo, evidentemente, io mi rendo conto, no, che la fase attuale della famiglia è una fase molto delicata, molto importante, molto problematica in molti casi, no? Vedo anche che la Chiesa mette molta attenzione, ben due sinodi sulla famiglia, no? E allora ho pensato, certo, i coniugi cristiani hanno bisogno di, come tutti, no, di esempi. E in effetti io mi ricordo proprio San Giovanni Paolo II diede l'impulso perché ci fossero molte coppie di sposi, no, anche messe in evidenza nella beatificazione, perché gli sposi cristiani potessero avere un esempio. Però io ho pensato, ma più di tutti la coppia di Giuseppe e di Maria
e la coppia originaria, no? Da cui i coniugi cristiani devono prendere esempio, però non hanno tanti sussidi. In effetti, io mi sono guardato un po' in giro e io devo dire, poi magari non è che io conosca tutta la Chiesa del mondo, ma no, non mi ricordavo libri che trattassero, mettessero a tema Giuseppe e Maria nella loro storia d'amore, cioè come sposi, no? Cioè nella loro relazione. E invece, siccome oggi è così importante la relazione, e così mi è venuta questa idea. Bello. No, infatti anche il mio padre spirituale, no, ci aveva detto, quando ci raccontava un po' le cose, guardate, voi non potete prendere come esempio di santità San Francesco, Sant'Antonio, Padre Pio, quali sono degli esempi per me, diceva, lui era un sacerdote. Dovete prendere degli esempi una coppia di sposi, perché quella è la Esattamente. vostra vocazione. Certo. Perché seppur siamo entrambi chiamati all'amore, quindi ad amare Dio nelle persone, noi siamo chiamati soprattutto ad amarlo nel coniuge che abbiamo accanto, mentre voi sacerdoti siete chiamati ad amarlo in tutti i figli che vi vengono posti, diciamo, innanzi nella vostra strada. È proprio così. Infatti, appunto, io mi ricordo che poi in quegli anni io seguivo molto, evidentemente è stato il papa della mia giovinezza, no? Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che poi mi ha ordinato sacerdote, e lui, a parte con le sue catechesi sull'amore umano, cioè ci ha aperto anche la mente, e dopo stimolava appunto la beatificazione di coniugi Martin, i coniugi Beltrami Quattro Occhi, e così via, no? E altri che sono anche in via di beatificazione. Però, appunto, effettivamente, Giuseppe e Maria, anche se nel Vangelo c'è poco, però io ho pensato, è sempre stato fatto nella Chiesa, in tutte le arti, anche nell'arte figurativa, l'arte narrativa, il fatto di aggiungere quello che nel Vangelo non c'è, no? Senza negarlo, ma ampliandolo un po'. Quindi mi sono mosso in quella linea lì. Di mettere un po' di narrativa, di fantasia, che cosa può essere successo tra Giuseppe e Maria, per esempio? Cioè, tutti sanno che c'è stata l'annunciazione a Maria perché lo dice San Luca. Poi, allora, però, come è arrivato a saperlo Giuseppe, a parte l'annuncio dell'angelo che ha avuto anche lui in sogno, ma prima, durante, nella loro relazione, no? Certo, io ho cercato di dare un tipo di spiegazione, altri ne possono dare altre. Per esempio, Debrecinski, io l'avevo letto in gioventù, no? Quello che lui ha scritto, un romanzo di Polacco, sì. L'ombra del padre. Infatti, il Papa lo cita nella lettera su San Giuseppe. E quindi mi ha fatto molto piacere che l'abbia citato, perché vuol dire che addirittura in un documento pontificio arriva un romanzo su Giuseppe. Quindi, diciamo, non ho fatto male a scrivergli una specie di romanzo, no? Su Giuseppe e Maria. Qualcuno l'ha chiamato così, come romanzo, no? E la libreria San Paolo di Milano, quella che c'è dietro il Duomo, tiene questo libro tra i romanzi del primo piano, no? Non l'ha messo sotto quei libri di spiritualità, per dire, no? Però mi ha fatto piacere, senz'altro. Un critico letterario del giornale ha detto: questo è un romanzo, benissimo. Però è un romanzo che si basa sul Vangelo, si basa su uno studio del Vangelo, sull'esegesi del Vangelo e su una meditazione sul Vangelo, no? Che ho tante volte, per tanti anni, ho fatto ai coniugi cristiani. Avrebbe da chiedermi, ecco, le fonti che tu hai preso sono appunto il Vangelo, naturalmente, poi ti sei basato anche su altre cose come possono essere i Vangeli apocrifi, la Valtorta, queste cose qui, oppure. E questa è una domanda che mi fanno spesso. No, io ho preferito qualcosina di Vangeli apocrifi, avevo letto, ma no, ho preferito invece lasciare da parte queste fonti Vangeli apocrifi. Anche la Maria Valtorta l'ho consultata su alcune cose, vediamo cosa dice lei, no? Su alcuni episodi, però poi a volte anche me ne sono distaccato con libertà, cioè non, mi è interessato, è stata, qualche volta l'ho consultata, ma non si basa su quello, ecco. Ho preferito, come dire, forse lasciarmi ispirare nella meditazione da quello che io penso che possa essere successo sulla base di tante esperienze di tante famiglie cristiane del giorno d'oggi, perché così come a me viene in mente, no? Come quando voi vedete un bel quadro, che so, di un autore del Settecento a Venezia, no? Allora vedete la Sacra Famiglia vestita con i vestiti del Settecento, no? Voglio dire, si tratta anche di attualizzare un po', no? E anche se si può forse dire qualcosa che non è proprio con la linea della storia, anche se poi io mi sono consultato anche a libri che ricostruiscono le abitudini del tempo, no?
Poi, per esempio, un libro che ho consultato spesso è stato quello del Papa Benedetto XVI sulle i Vangeli dell'infanzia, oppure quello di Lauren Ten. Sono libri anche scientifici sui Vangeli dell'infanzia, no? E mi sono cioè, ho cercato di andare a fondo sulla lettera del Vangelo per non, anzi, non solo per non negarla o per non contraddirla, ma anche per scoprire, un po' come dice, io ho questo blog che si chiama Tra le righe del Vangelo. A me piace mettere in evidenza qualcosa che sta dentro anche tra le righe del Vangelo, magari anche andando a leggere il greco, perché l'originale, perché a volte l'originale ti dà qualche spunto in più rispetto alla traduzione italiana. Però, insomma, poi dopo io lo divulgo, non è che faccio, non è un testo, ho tolto qualunque riferimento un po' troppo dotto, perché fosse di facile lettura. Ecco, una cosa che mi ha colpito molto di questo libro, che nel leggerlo, è come davvero ci si possa riconoscere molto, non che noi siamo santi come Maria e Giuseppe, però nelle dinamiche ci si riconosce molto e ci aiuta molto anche il fatto che sia scritto in prima persona, quindi c'è Maria che parla, c'è Giuseppe che parla. Come sei arrivato a questa scelta che secondo me è molto giusta e vincente, insomma, Sì. ecco. Ma io forse è stato un piccolo percorso di tipo, se vogliamo, letterario, no? Io quando ho fatto cioè 3 libri fa, diciamo così, io ho fatto un libro che si intitolava Sorpresi dall'amore, in cui cercavo di mettermi dentro alla vita spirituale, alla psicologia, all'intimità dei personaggi del Vangelo che incontrano Gesù, no? Sorpresi dall'amore e incontri personali con Cristo, no? Ne abbiamo scelti 13 di personaggi. Allora, in alcuni casi, questi personaggi del Vangelo, per riuscire a dire qual era il loro vissuto, per esempio, mi ricordo in particolare l'episodio dell'adultera, no? Quello di cui parla San Giovanni. Per dire i sentimenti dell'adultera, io l'avevo scritto in terza persona, poi c'è stata una editor, a cui sono molto grato, che mi ha detto: perché non provi a metterlo in prima persona? Io non osavo, perché dire, vabbè, io sacerdote mi metto, scrivo di una donna così e che lei parla in prima persona. Però ho provato a fare questo esperimento e di fatto impatta molto, no? Perché è come se lei raccontasse quello che le succede quando la catturano, quando teme di essere e quando la salvezza di Gesù. Allora, a un certo punto ho pensato, ma perché non fare questo anche con Maria? E da lì è nato, anche se temevo, anche lì non ho avuto questa audacia, è stato l'editore, no, le Paoline, che mi hanno detto: sì, senz'altro lanciati, prova a fare in prima persona un libro su Maria, ed è uscito Maria, il cuore svelato, che è stato un po' quello che poi mi ha portato a questo. In questo libro è come se Maria a un certo punto dicesse: beh, io nel libro precedente ho parlato un po' di me, adesso facciamo parlare anche Giuseppe, no? Che se ne sta sempre un po' più silenzioso, come nel Vangelo, infatti non c'è una sua parola. Infatti il primo capitolo è Maria, comincia Maria a parlare in prima persona e poi passa Giuseppe, e poi dopo è sempre Giuseppe che apre. Per questo ho chiamato il libro Giuseppe e Maria, perché ho voluto mettere un po' in evidenza lui, che invece è sempre un po', ovviamente, no? Per vari ovvi motivi di dogma cristiano, cioè un po' secondario. Secondo, no? Arriva secondo anche nell'aspetto della narrazione dell'angelo. Però questo parlare in prima persona, effettivamente anche a me come autore mi ha facilitato il dire, perché sennò, se tu parli in terza persona è un po' più difficile, ecco, no? Dire, ecco, i sentimenti Certo. ecco. Quindi di fatto questo e mi immagino che impatti molto, no? Perché poi qualcuno mi dice anche che si nota un po', come dire, anche la diversa psicologia dell'uomo e della donna, ecco, no? Bene, e quindi sono contento che mi aiuti, no? No, sì, devo dire che è stato, cioè si riconoscono delle dinamiche che penso che siano un po' di tutte le coppie, quindi, perché poi tu riesci a esprimere con molta, non
delicatezza, anche le sensazioni, i sentimenti, le paure, le ansie, le preoccupazioni, le gioie, i momenti belli, le tenerezze, che sono cose che caratterizzano un po' le coppie di tutti i giorni, di adesso Esattamente. anche. Quindi è bella questa cosa, insomma. Eh sì, mi fa molto piacere che sia bello, ma perché in effetti quello che può essere successo, cioè quello che forse senza volerlo può essere successo, adesso non abbiamo possibilità di dare un giudizio, ma è che Giuseppe e Maria, proprio perché noi ne sottolineiamo la santità, no? Però poi non ne conoscono tanto la vita e quindi li sentiamo come personaggi, possiamo sentire un personaggio un po' lontani, no? Un po' inavvicinabili, inarrivabili, inimitabili, quanto. Invece è vero che, per esempio, noi sappiamo di Maria che, perché la fede cristiana ci dice che non solo non ha il peccato originale, quindi Immacolata Concezione, ma non ha avuto neanche peccati personali, anche se però, per esempio, può aver avuto, e anche la Chiesa lo insegna, può aver avuto delle tentazioni che ha vinto, come Gesù, no? Può aver avuto dei momenti di oscurità, no? Il chiaroscuro della fede, no? E i momenti di. Momenti di dolore sicuramente, no? E ansietà, ha avuto una vita difficile perché poi questo anche al Papa Francesco gli piace metterlo in evidenza e devo dire che anch'io nel mio libro lo metto in evidenza, cioè le difficoltà se vogliamo un po' ordinarie ma anche quelle straordinarie perché dover correre a Betlemme perché c'è il censimento perché e quindi far nascere il figlio di Dio così in situazione precaria o dover scappare in Egitto, o dover essere appunto a sentirsi braccati da un potente come il re Erode, oppure ecco ricominciare il lavoro in una situazione di esilio, oppure poi ritornare a Nazareth, avere anche delle maldicenze che nel Vangelo si percepiscono anche se sono molto sfumate proprio perché Maria e Giuseppe hanno poi una grande signorilità e quindi non è che insistono sul fatto che vengono un po', ecco, che c'è qualche maldicenza che gira a Betlemme, Nazareth e che poi durano anche quando Gesù è grande, no? E per cui di fatto sono tantissimi, poi nel modo di affrontare insieme le vicende difficili della vita, nel modo di sostenersi a vicenda, no? Di aiutarsi, tutto questo può essere assolutamente vicino alle famiglie di oggi e agli sposi di oggi, e può essere anche imitato, no? Per cui, infatti, io so di alcuni coniugi cristiani che magari so, lo leggono alla sera prima di addormentarsi, un brano, lui legge Giuseppe, lei legge Maria, e ecco un capitolo alla volta o un pezzetto alla volta, e poi ne possono utilizzare degli spunti che. Fanno una sorta di esercizi spirituali, diciamo. Penso un sacerdote, un frate che collabora anche con noi, che si chiama anche lui Andrea, diceva ad esempio su questa cosa che dicevi te, no? Che Dio l'ha sempre custodita Maria, anche il fatto di mandarla comunque da Elisabetta è stato anche un modo per preservarla da queste brutte parole, ecco, che potevano girare su di lei. Bellissimo, bravo, bravo, infatti anch'io un po' lo accenno lì, poi forse in un prossimo libro lo metterò un po' più in evidenza, cioè effettivamente queste realtà anche sono state provvidenziali per lei, cioè stare da Elisabetta 3 mesi, quindi un po' lontana dalle chiacchiere di Nazareth, Perché no? poi è piccolissima, Eh sì, era sono piccolissima. poche decine di persone, quindi le parole E girano. fra l'altro devo dirti che in questo senso anche a me, a proposito della provvidenzialità, nello scrivere questo libro mi è venuto in mente, non l'ho letto, mi pare da nessuna parte, è venuto in mente a me, magari altri l'hanno detto, tanti altri, cioè che anche il fatto di andare a Betlemme ha fatto in modo che essendo lontani da Nazareth, dalle persone conosciute, eccetera, anche questo parto che probabilmente ha avuto delle dimensioni un po' speciali, un po' miracolose, ed è stato indolore, quello che vogliamo. Cioè, è stato molto custodito da sguardi indiscreti. Ecco, in quel senso mi è venuta in mente questa Sì, possibilità. sì, sì. Anche lui, anche questo padre Andrea Anche lui, diceva la vedi? stessa cosa. Si Siamo chiedeva d'accordo. anche per la profezia, però beh, c'è anche questo. Eh sì, esattamente, sì. Cioè, è bello perché noi quando leggiamo il Vangelo. Noi, diciamo così, mettiamo in evidenza cose, anche altri libri mettono in evidenza l'esegesi, le profezie, queste cose qua. Però
Però poi c'è l'umanità di Maria e di Giuseppe che a noi interessa molto, no? L'umanità che non è tanto messa in evidenza nel Vangelo, perché il Vangelo è essenzialissimo, però qualcosa si trova, no? Qualcosa si trova. Ma poi su questa cosa che hai accennato te del fatto che con questo libro qua hai cercato di renderli più umani. Secondo te, perché è vera questa cosa, noi abbiamo in mente la Madonna, quella delle apparizioni di Medjugorje, quella di Lourdes, che ci sembra questa tutta piena di luce, che è così poi, senza peccato, immacolata, però è stata una donna, diciamo, che è vissuta 2000 anni fa, che si è sposata e che ha cresciuto questo bambino super speciale, che era vero uomo e vero Dio. Però ecco, è stata anche una donna. Diciamo, il fatto di presentarla così, hai avuto anche delle critiche, perché c'è qualcuno che ha visto la Madonna un po' troppo resa come noi, diciamo, perché, oppure no? Ma guarda, è sorprendente, ma praticamente direi che quasi non ho ricevuto critiche, no? Cioè solo, forse solo, ecco, un piccolo accenno dicendo che forse, ma proprio una persona solo. E quindi anche perché in realtà io ho, fra l'altro, come mi piace fare quando scrivo un libro, lo faccio leggere prima di pubblicarlo anche a diverse persone, no? Che possono... Che possono darmi dei consigli, no? E infatti, ma piace a tutti questo, è come, c'è come un bisogno di sentire la Madonna più vicina, no? E anche San Giuseppe, cioè come noi, no? Come noi, cioè, perché in fondo vedete anche l'aspetto del peccato è un aspetto molto personale, no? Che a volte non è neanche detto che si noti, che. Fra l'altro, vedete, questa cosa che io dico, a parte che anche a Papa Francesco, anche questa gli piace molto dire che la Madonna è una persona, una donna normale, lo dice nelle sue catechesi, nei suoi interventi. Ma cosa volevo dire? No, che nel Vangelo si nota che questa famiglia è normale, perché di fatto, perché si sorprendono gli abitanti di Nazareth quando. Dicono, ma noi conosciamo il figlio di Giuseppe, conosciamo sua madre Maria, com'è possibile che lui sia il Messia? Nel senso che questo significa che Gesù ha vissuto, e Maria e Giuseppe hanno vissuto una vita molto normale con loro, non facevano cose straordinarie, non camminavano a 2 metri da terra, per dire, no? Non avevano l'aureola, non avevano, erano, ci immaginiamo, persone molto amate, molto servizievoli e molto attente ai poveri, ai malati, ai pellegrini che passavano. Questo ce l'immaginiamo senz'altro. Però anche attenti alla legge di Dio, che infatti vanno a Gerusalemme, compiono quello che conviene compiere. Però per il resto erano persone, erano sentiti come persone come gli altri. Non c'era qualcosa che sorprendeva, no? E, infatti vedo qui c'è un messaggio che dice È c'è riuscito bello umani, questo sono emozionata, messaggio. Se ma ci recita il rosario, guardando i misteri con quello che hai scritto, questa cosa è molto bella. sì. No, in effetti, quindi e questo è anche basato sulla verità biblica, cioè del Vangelo, che questa famiglia era considerata normale, quindi non quindi erano come noi, ecco, erano umani. Giuseppe lavorava bene, la Madonna era probabilmente, ecco, era amica delle sue amiche, delle vicine di casa, cioè si dedicava, ecco, a fare il bene come poteva, e poi educavano questo figlio che avevano ricevuto, ma davanti a tutti era il loro figlio, no? Quindi questo dato evangelico, anche il fatto per dire, anche il fatto, questo è anche un'altra luce che ebbe San José Maria, il fondatore dell'Opus Dei, che disse: il fatto che il Vangelo non dica tanto, o non dica quasi pochissimo, no, della vita ordinaria a Nazareth, è per noi molto luminoso, perché vuol dire che hanno vissuto una vita normale come la nostra, no? Cioè, infatti l'unico episodio un po' che esce dall'ordinario è quella
il bambino perduto e ritrovato a Gerusalemme, no? Ed è l'unico episodio perché lì lui svela una sua conoscenza del padre e un suo desiderio di occuparsi delle cose del padre, che addirittura sorprende Giuseppe Maria. Però per il resto, quindi lui deve aver avuto una vita normale, normale, normale. Infatti io quando direi che ho dedicato i due capitoli forse più grossi, sono i due capitoli che riguardano la vita di Nazareth, da, diciamo, dal ritorno in Egitto fino a 12 anni, e poi dal ritorno da Gerusalemme, quando è stato perduto e ritrovato, fino a quando Gesù comincia la sua vita pubblica, no? Ecco. È arrivata una Sì. uno per noi è difficile nella loro normalità. Maria e Giuseppe sono comunque stati prescelti, cioè avevano una grazia particolare. Questo è anche vero, che Maria aveva una grazia Vero. particolare, anche Giuseppe. Assolutamente vero, no? Avete ragione, cioè ha ragione, d'altra parte, cioè è vero che loro avevano una grazia particolare per compiere quella loro missione, però io quello che ho cercato di dire anche, no, in questo libro, a parte tante altre cose, è che anche loro hanno avuto una vita difficile, non solo noi, anche loro hanno avuto una vita difficile per certi aspetti, no? E quindi hanno avuto, cioè è stata anche una vita dura, anche perché guardate che custodire nel loro cuore e nella loro intimità della vita di famiglia un mistero così grande non è banale, cioè è duro, e non poterlo dire a nessuno, perché loro non potevano dirlo a nessuno, no? E quindi anche dovevano cercare di, insomma, ecco, anche di proteggerlo, di proteggere Gesù, di prepararlo alla sua missione. Quindi senz'altro loro hanno avuto una grazia eccezionale. Però quello che va tenuto presente nella nostra fede e nella teologia cattolica, noi crediamo che tutti noi abbiamo la grazia per fare quello che il Signore ci chiede di fare. E il matrimonio anche, sappiamo, no, ci dà una grazia importante. Poi nessuno si nasconde le difficoltà che ci sono, che vanno affrontate Certo. una alla volta e con impegno. Ok, adesso io ti farei le stesse domande che ti ho fatto nell'intervista che mi hai mandato, perché secondo me possono essere degli spunti interessanti anche per le persone che ci seguono adesso. Quindi io te la faccio, tu mi rispondi con quello che ti viene in mente adesso, che non sarà uguale a quello che mi hai già risposto, e poi vediamo un po' se questa cosa va a stimolare anche le persone che ci stanno seguendo. Ora parto da una frase del tuo libro. Nell'abbracciare Maria capivo che mi perdevo in lei. In qualche misura era come morire alle mie paure, alla mia preoccupazione. Rinascevo all'amore. Questo passaggio mi ha colpito particolarmente perché Giuseppe e Maria non erano due individualità. Giuseppe e Maria, come tutti gli sposi, ricevevano forza l'uno dalla presenza dell'altro, dal noi che è generato con il matrimonio. Sì. Quanto è importante cercare la santità dentro il matrimonio piuttosto che fuori? Ecco, questa è la domanda che ti faccio, prendendo spunto anche dal tuo libro e dalla storia di Giuseppe e Maria. Sì. No, sicuramente loro hanno avuto una vocazione molto peculiare, perché noi sappiamo che hanno vissuto il matrimonio nella verginità proprio perché erano chiamati a essere lei la madre di Dio e lui lo sposo della madre di Dio e il custode di Gesù, pur senza essere padre dal punto di vista proprio della natura, no? E quindi, forse anche questo è anche uno dei motivi validissimi per cui la gente forse non ha trattato del rapporto tra Giuseppe e Maria, perché è un matrimonio un po' speciale. Però io ho pensato che, proprio anche basandosi sul fatto che era vero matrimonio, come tutta la Chiesa ha sempre insegnato, e che erano normali come noi, e allora che questa dimensione, la dimensione della tenerezza, che peraltro anche questa, vedo che sto citando spesso Papa Francesco, ma è giusto così, Papa Francesco, quando ha cominciato il pontificato, l'ha fatto proprio nella festa di San Giuseppe, 19 marzo del 2013, e ha messo in evidenza anche la tenerezza, spiegando
e la tenerezza non è un fatto di debolezza, è una virtù dei forti, diciamo così, e Giuseppe l'ha vissuta in modo importante, cioè la tenerezza verso Maria e verso Gesù. Quindi io penso che, ecco, a tanti aspetti della loro relazione, ho messo un po' in evidenza l'aspetto della tenerezza anche con qualche gesto, tanto che appunto uno dei miei consulenti, un papà, uno sposo e padre, no? Di tre figli, che gli feci leggere il libro, e lui mi disse: bellissimi questi episodi, anzi quasi mi incitò a metterne di più. Comunque io gli ho lasciato quelli che avevo messo, perché si vede che gli servivano, no? Era bello, cioè, gli sembrava molto interessante. Quindi io direi che, pur tenendo presente un matrimonio un po' speciale, quello di Maria di Giuseppe, che però per molti aspetti è simile a quello di tutti i matrimoni dei cristiani, noi possiamo prendere spunto dal loro trovare forza l'uno con l'altro al fatto di dire: ecco, troviamo la forza dentro il matrimonio, cioè l'uno può essere veramente per l'altro la forza, la tenerezza, la strada per il cielo. Ecco, diciamo che, ecco, questo è un po' quello che mi viene da rispondere adesso. Andando avanti, ecco, questa è un'altra domanda che secondo me è fondamentale nella vita di tutti gli sposi. Ecco, tu scrivi nel libro: così ora quell'amore a cui mi sono donata, cioè Dio, mi ridona un amore indicibile per te, mio sposo. È un desiderio di donartelo continuamente, ogni giorno. Ma, Maria dice appunto qualcosa di decisivo. Per amare Giuseppe ha bisogno di Dio. Senza l'amore sarebbe di Dio, sarebbe troppo povera per amare anche una persona. Quale insegnamento possono trarre gli sposi di oggi dalle parole di Maria? Sì. Io penso che in effetti a me è piaciuto mettere in evidenza nel libro che l'amore di Dio, che Dio ha per Maria e che Maria ha per Dio, che forse è più facile per noi metterlo in evidenza appunto dal fatto che lei ha detto di sì a Dio e ha potuto essere la madre del Redentore e ha detto di sì a Dio anche sotto la croce, cioè noi tutta questa tematica dell'amore di Dio che Dio ha per Maria, che Maria ha per Dio, è più frequente tenerla presente, ma lo dobbiamo tenere presente che proprio Dio è amore, come dice San Giovanni, che è il discepolo amato, e che forse lo dice proprio perché è stato vicino a Maria, perché è quello che poi si è preso in casa Maria dopo la morte di Gesù. E dice: Dio è amore, e quindi l'amore, ogni amore viene da Dio, no? Per cui di fatto, anche se l'amore ha una dimensione umana molto bella e che ciascuno conosce di se stesso, sposo con la sposa e sposa solo con lo sposo, però gli sposi tutti, anche quelli che avessero un matrimonio, non sono cristiani, non sono battezzati, quindi hanno un matrimonio valido anche di tipo naturale, dobbiamo pensare che l'amore viene da Dio, anche l'amore coniugale, l'amore tra gli sposi. E questo può dare molta serenità, molta forza, perché per esempio, cioè, se dal punto di vista umano può succedere che uno dica: ecco, l'amore è in crisi, l'amore è finito, non ti amo più come prima, però rivolgendosi a Dio si può ritrovare la fonte, l'origine e la forza di quell'amore che nacque un tempo, no? Nella conoscenza e nella relazione tra lo sposo e la sposa. Ok, Agnese ci ricorda l'importanza di Giuseppe, che gli fa piacere che sia stato messo in evidenza. Eh sì, perché perlomeno, cioè, parlando su tutti gli episodi della vita della Sacra Famiglia, Giuseppe e Maria parlano alla pari, no? E anzi, parla prima Giuseppe e poi Maria, e in questo senso, sì, Giuseppe è messo in evidenza. Ah, bella anche questa cosa, tipo quando c'è da partire per l'Egitto, non è che l'angelo appare a Maria, appare a Giuseppe, il Esattamente. capofamiglia, no? Sì, no, Lui si ha nota questo perché ruolo. Maria ha avuto da parte di Dio solo l'annunciazione, il resto l'ha saputo dai pastori, l'ha saputo da Giuseppe, l'ha saputo da altri. E quindi il capo della famiglia è veramente Giuseppe, l'angelo
interviene con lui perché vado in Egitto, poi quando devono tornare, poi io mi immagino una cosa che mi sono immaginato al loro ritorno, che intanto sono più sereni e quindi parlano con molto tempo a disposizione, però poi anche che discutono un po', ecco, cioè io non ci sono, qualcuno mi ha chiesto, ma perché non hai messo un bel litigio? Beh, non mi veniva, cioè non credo, anche se in pura teoria ci può essere anche un litigio che non sia peccato, però si capisce, no? Perché ci può essere semplicemente un po' di stanchezza, oppure semplicemente un'irritazione, però non me li vedo. Beh, quindi nei normali coniugi di cristiani ci possono essere questi litigi che poi vengono superati da un grande affetto, da un grande amore, più grande di prima del litigio, e sono anche normali, eccetera. Però lì quello non mi è venuto di metterlo, ma invece ho messo una differenza di valutazione su dove dovevano andare finito l'esilio in Egitto, perché mi sono inventato che Giuseppe dicesse, beh, torniamo a Betlemme, perché è la mia patria, cioè la patria degli avi, e forse Dio vuole che appunto è della stirpe di Davide, e Maria invece era più propensa ad andare a Nazareth, però poi fa in modo che ci arrivi lui, prega per lui, no, glielo dice, poi sta in silenzio, poi prega per lui, e Giuseppe ci arriva anche proprio riflettendo sulla scrittura e trova alcuni elementi nei profeti, che poi sono quelli che troviamo nel Vangelo, che gli dicono, ma forse, sì, forse dobbiamo andare a Nazareth, no? E quindi ecco una sorta di discussione familiare sui programmi, questa è una cosa frequentissima. Questa è una dinamica molto comune, nel senso che l'uomo pensa di decidere, ma è la donna che porta a deciderlo. Arriva Esattamente, qua una domanda che secondo me questa la fanno tutti, però ecco, è giusto anche dare una risposta. Perché si marca così tanto la verginità di Maria se erano sposati? Dio ci ha creati se sessuati. Cosa ci sarebbe stato di brutto se avessero vissuto il matrimonio in completezza? Penso che avrebbero potuto fare dei figli e no, no, non era quello, diciamo, il no, loro. qui sì, avete ragione che dobbiamo pensare che ci sono stati alcuni secoli nella Chiesa in cui questo è stato molto evidenziato. Probabilmente la verginità di Maria è stata molto messa in evidenza nei primi secoli del cristianesimo, anche con dichiarazioni, eccetera, perché era evidentemente molto collegata con la fede nella divinità di Gesù, no? Cioè, sarebbe, cioè, se cioè, Dio avrebbe potuto fare qualunque cosa, però fosse stato, cioè se lui avesse anche avrebbe potuto assumere un uomo anche messo al mondo da un uomo, no? Ma sarebbe stato quasi impossibile, perché questo come fa a essere figlio di Dio, cioè è figlio di Giuseppe, no? Allora quello è l'elemento forte della verginità di Maria, a mio parere, è perché è collegato con Gesù Cristo, cioè occorre vedere come Dio veramente ha amato il mondo e ha dato il suo figlio unigenito, come dice San Giovanni, no? Quindi, poi nato da donna, come dice San Paolo, no? Nato da donna, ecco. Però questo, allora, dobbiamo mettere insieme, perché il cristianesimo è et, cioè mettere e non aut, come si dice in latino, cioè non o, non mettere in opposizione delle verità. Questa verità, la verità di Maria, è una scelta che Dio ha fatto e che loro si sono adeguati a questa. Però è molto importante che allora non si pensi che la verginità è, questo l'ha chiarito perfettamente San Giovanni Paolo II, non vuol dire che la verginità allora è superiore al matrimonio o che ci sia qualcosa di negativo. Questo purtroppo è successo che nella Chiesa si è pensato, no? Ma non è che facciamo colpa a nessuno, lo si legge nei libri di Mariologia, no? Nei testi di Mariologia si scopre che alcuni padri della Chiesa, alcuni scrittori ecclesiastici avevano una visione un po' negativa della sessualità umana, no? Allora, questo però, lungo questi secoli nella Chiesa, invece si è arrivati a un momento in cui invece la si sta magnificando. Anche Papa Francesco, ancora diciamo lì, San Giovanni Paolo II con le sue catechesi sul matrimonio, poi Benedetto XVI con la Deus Caritas Est, che dice: guardate che l'eros è creato da Dio, eh? È importante, e dovete mettere insieme voi, coniugi cristiani, l'eros, l'amore passionale, con l'agape, no? È l'amore, diciamo così,
di carità, mettere insieme e non in contrasto. E poi Giovanni Paolo, scusate, Papa Francesco, nell'Amor Laetitia, addirittura ci sono passi molto importanti sulla bellezza, la santità della vita sessuale dei coniugi. Allora, questo, ecco, l'importante è mantenere, cioè, dal punto di vista della scelta di Dio, che Maria fosse vergine, e che l'incarnazione avvenisse in questo modo, noi dobbiamo semplicemente dire, beh, Dio ha pensato così perché era cosa più conveniente, più opportuna, ma non significa che, perché per dirvi, in tutto l'Antico Testamento c'è la procreazione umana. Io ho fatto una tesi di laurea, quando ho fatto la mia tesi su di esegesi, cioè di teologia biblica all'Università di Navarra, proprio sulla procreazione, cioè sulla procreazione come benedizione di Dio. Nel libro della Genesi, no? In alcuni testi del libro della Genesi, cioè veramente mettere al mondo un figlio era considerato come una benedizione di Dio, quindi non c'è nulla che metta in negativo la dimensione sessuale dei coniugi nella vita. Non so se questo aiuta a mettere insieme le cose. No, anzi, noi anche nel nostro blog così cerchiamo di mettere in evidenza come quando ci si dona in maniera autentica e casta, veramente c'è la presenza reale di Cristo, è un gesto sacro tra gli sposi. Quindi, secondo me, è il gesto dell'amplesso, la Chiesa, diciamo, lo sta recuperando in questi ultimi anni dopo il concilio, perché si era un pochino perso. Ecco. Da Giovanni Paolo II in poi, devo dire che invece anche Sì. Papa Francesco in Amoris Laetitia ne ha parlato molto bene, insomma, ecco. E quindi secondo me è qualcosa di puritanesimo, tra virgolette, che ci dobbiamo cercare di togliere perché non ci permette di vivere in pienezza il matrimonio, se vediamo quel gesto lì come qualcosa di sporco. In realtà è una via di santità anche quella, non è? È proprio un compito che hanno i coniugi cristiani, sapendo che, senza parlare male dei nostri, di chi ci ha preceduto, però di fatto questa idea si era un po' infilata anche nella Chiesa, anche in scrittori santi, no? In padri della Chiesa, questa idea negativa, ma gli veniva un po' dalla cultura del tempo, dalla filosofia del tempo, eccetera. E quindi io penso che ci sia sempre un po' questa tentazione di vedere nella materia, nelle cose del corpo, qualcosa di negativo, no? E invece noi cristiani dobbiamo vedere come diceva Tertulliano, la carne è il cardine della salvezza perché è stata creata da Dio e perché Cristo si è incarnato e perché ci sarà la risurrezione della carne. Quindi, di fatto, un compito nostro, mi ricordo anche questo, cito spesso San Cosimaria, parlava di materialismo cristiano, cioè della capacità di vedere Dio nelle cose, nelle realtà create, e quindi anche in modo particolare nella vita coniugale, nell'amore sessuale degli sposi, che peraltro è la nostra origine, l'origine di tutti noi, quindi è ciò che attraverso il quale gesto d'amore nasciamo tutti noi, insomma, quindi diciamo è una benedizione di Dio. Quindi questa va tenuta molto, molto presente. E quindi sapere mettere insieme, qui qualcuno ha qualche domanda, parla di verginità, di castità, di purezza, ma in realtà la purezza è la purezza dell'amore, non è un qualcosa di. E quindi si tratta di vedere la dimensione della purezza nell'amore anche quando è molto grande, molto pieno di passione e pieno di gioia. Ma qui invece c'è una domanda secondo me molto interessante. Cristina ci dice: io penso, mi potete correggere se sbaglio, sia corretto ritenere che così come era totalmente perfetta la persona del Verbo, la divinità di Gesù, così l'umanità di Gesù aveva bisogno anche dell'incorruttibilità di chi gli regalava la carne. Ed esempio, noi siamo tutti condizionati dai nostri genitori, le ferite, la psiche, tutto ciò che è riconducibile al peccato originale. Allora, Maria preservata in funzione proprio di questo. Sì, cioè, di fatto sì, la
La Chiesa ci insegna, quando si studiano la teologia sumeria, che in fondo tutti i suoi cosiddetti privilegi, le grazie che ha ricevuto, quindi, sono tutte orientate alla grazia più importante, che è di essere madre di Dio, Theotokos. Quindi di fatto ovviamente, ha ragione questa Cristina, perché per perseverata al peccato originale, perché era qualcosa, cioè, di conveniente che colei che era stata scelta da Dio per essere sua madre fosse totalmente priva da qualunque ostacolo nei confronti di Dio, anche se non colpevole, tipo come il peccato originale in tutti quelli che nascono, cioè che è una sorta di carenza, di mancanza, di carenza di questa grazia santificante che avremmo avuto per generazione, secondo un certo disegno di Dio. E invece noi veniamo generati senza questa intimità con Dio e la riceviamo nel battesimo. Invece Maria viene preservata da questa carenza, viene riempita di grazia fin dal primo istante del concepimento, Immacolata Concezione, proprio perché doveva essere la madre di Dio. In questo senso è vero, cioè tutti i privilegi di Maria, cioè tutte le grazie di Maria, chiamiamole così, tutte le doni che Dio le ha dato, sono principalmente orientate al fatto che doveva essere la madre di Dio, cioè l'incarnazione è sempre un mistero che ci supera totalmente, perché è Dio l'invisibile, colui che ha creato tutte le cose, colui che era inaccessibile a qualunque mente umana. In realtà si fa come uno di noi, no? Si fa bambino, ecco. Cosa che ha scandalizzato tantissimi, anche appunto il vescovo Nestorio, che poi ha provocato, che diceva: no, ma in Gesù non ci può essere l'unione della natura umana con la natura divina, quindi sono due persone diverse, che unite moralmente. Però poi allora la Chiesa ha convocato il concilio a Efeso, che è quando ha dichiarato solennemente che no, si può dire di Maria che è veramente, veramente madre di Dio, Theotokos, cioè che genera Dio, cosa che è pazzesco solo dirlo, però noi lo crediamo e lo diciamo di Maria, cioè nel senso che è ovvio che l'ha generato. Secondo la natura umana, lei gli ha donato il corpo, gli ha donato, però indubbiamente, siccome il ragionamento di teologi allora è questo, no? Siccome non si può essere madre solo di una natura, ma si è madre di una persona, quindi lei ha generato la persona del verbo secondo la natura umana. Però possiamo chiamarla madre di Dio, infatti da allora sono esplosi tutti i quadri e le raffigurazioni di Maria col bambino, no? Che poi adesso riempiono il mondo, no? Bello, sì. Adesso c'è quest'altra domanda che io però introdurrei insieme ad un'altra che ti volevo fare io perché sono la stessa cosa praticamente. Quindi te la leggo e poi leggo anche il mio commento. Scusi, Don Andrea, una domanda forse banale, ma secondo lei Giuseppe e la Vergine Maria non si davano nemmeno dei baci semplici sulle labbra? Adesso vado avanti con la domanda. Parto sempre da una frase del libro. La osservai teneramente e gli chiesi: che fai? Giuseppe si voltò verso di me e mi guardò con un amore infinito. Mi rispose: niente, guardavo le stelle del mattino e pensavo a te. E sorridendomi mi invitava a volgere lo sguardo a quella luce solitaria e meravigliosa nel cielo. Ci abbracciammo, sentimmo fortissima la presenza dello Spirito Santo. Allora, questo affresco, perché si tratta proprio di una cosa molto poetica, mi trasmette, penso un po' a tutti quelli che lo leggono, un grande senso di tenerezza. Quindi il fatto che ci fosse la verginità non significa che non ci fossero delle manifestazioni di affetto e di tenerezza, ecco che cosa ci puoi dire te su questo. Sì, no, io infatti penso, anche io sono concordo anche cioè con questa domanda. Adesso poi, io non, nel libro senz'altro ci sono, se questa Lavinia che si baciava, dico, se legge il libro, lì troverà vari di questi gesti,
di amore, secondo me non, cioè, non lo so, ma penso che non ci sia nessun problema che lo facessero e forse non, se non mi ricordo più quali gesti ho messo nel libro, ma comunque non messi dai, no? Io aspetto, tu ne hai letto uno di un abbraccio, ma allora, quindi io penso che effettivamente. Ah, fra l'altro, a maggior ragione, essendo entrambi, avendo questi doni, una grazia speciale per vivere la loro vocazione, il loro matrimonio, quindi loro avevano una notevole capacità, secondo me, di manifestarsi l'affetto attraverso la tenerezza e senza difficoltà, ecco, diciamo così, no? Quindi, penso che il Signore gli abbia dato questo dono, ecco, penso proprio che gli abbia dato questo dono. Perché gli ha dato tanti doni a Giuseppe e a Maria e sicuramente l'aspetto della... quindi noi, cioè io assolutamente mi muovo nel scrivere questo libro, non tocco minimamente, non dubito minimamente di tutto quello che la Chiesa insegna appunto sulla verginità di Maria e quindi anche di Giuseppe. Perlomeno con Maria, no? Poi c'è qualche Vangelo apocrifo ipotizza che lui sia un anziano vedovo, ma secondo me non è molto realistico perché quindi io me lo immagino piuttosto giovane, proprio per quello che ho detto prima, che la famiglia appariva normale, no? Perché invece questi Vangeli apocrifi si immaginano miracoli, si immaginano che tutti sanno che Maria è la madre del figlio di Dio, ma questo non era pensabile perché. Voi ricordate che Gesù, quando si manifesta come figlio di Dio a Nazareth, tutti si ribellano, cioè neanche il figlio di Dio, ma il profeta di cui ha parlato Isaia, e lo vogliono buttare giù dalla rupe di Nazareth, no? E lui poi invece riesce a liberarsi perché non era giunta la sua ora, no? E doveva ancora fare molte cose. E quindi un po' miracoloso riesce a divincolarsi perché. E Gesù si lascia catturare nell'orto di olivi perché vuole, infatti uno degli evangelisti dice, quando lui dice io sono, tutti i soldati cadono a terra, quindi Gesù sì, è Dio veramente, quindi poteva evidentemente evitare il tentativo dei Nazareni di buttarlo giù dalla rupe, ma questo tentativo avviene perché lui si presenta come Messia, questo scandalizza tutti, quindi la famiglia di Giuseppe appariva normale. Mi spiegano. E quindi da questo punto di vista, e appunto anche Giuseppe e Maria, beh, ci manifestavano l'affetto in modo normale, una naturalezza del tempo, cioè non è che facessero cose strane. E quindi questo è quello che io penso e che dico, perché abitualmente, diciamo, il linguaggio della tenerezza non è di per sé collegato col linguaggio dell'amore coniugale, cioè ci può essere una dimensione della tenerezza che non arriva necessariamente a quell'aspetto. Ed è una dimensione che viene molto evidenziata in questo tempo, anche nella Chiesa, come valido. Il Papa parla della tenerezza come virtù, no? Quindi, poi che si manifesta in mille cose, ecco, non solo nei gesti di affetto, ma si manifesta nel modo di parlarsi, si manifesta nel modo di trattarsi, sì, nella gentilezza, in tantissimi modi, no? Perché io penso che il linguaggio della tenerezza tra Giuseppe e Maria sia stato importante perché attraverso questo linguaggio loro hanno potuto, ecco, volersi bene, sostenersi. Darsi forza, no? E quindi ecco appunto, quindi in quel passo che tu hai letto, si vede, o prima ne hai letto un altro, cioè, a volte si vede in alcuni passi come Giuseppe viene confortato dall'abbraccio di Maria e come altre volte è lei, Maria, che viene sostenuta dall'abbraccio di Giuseppe, per esempio. Sì. Ma poi è importante questa cosa della tenerezza perché molte volte anche nel matrimonio viene associata sempre poi al sesso, no? Cioè si è teneri in vista poi di un incontro intimo, però invece è importante fin dal fidanzamento imparare che la tenerezza è da parlare a prescindere che poi ci sia un incontro o meno, perché è...
è qualcosa che veramente che si riduce solo poi all'incontro intimo, rischia presto o tardi di portare la coppia a un deserto, un'aridità, perché quando poi non si può vivere l'incontro intimo per tanti motivi, poi si smette anche di essere teneri, non è, ci si guarda più, non è, ci si abbraccia più, non è. Sì. E questo è un pericolo molto grande, quindi è importante secondo me cercare di far capire come la tenerezza sia qualcosa che si deve parlare sempre. Ecco. Sì, no, ma in effetti voi pensate che appunto la tenerezza, e hai ragione, sono d'accordo con te, no? Se la si collega solo con la dimensione che poi sfocia nel rapporto coniugale, la si può ridurre molto. Invece è una dimensione da vivere a tutte le ore del giorno e in qualunque momento, e se la si vive con un messaggino, con una telefonata, con una carezza, con un bacio, con un abbraccio, con un parlarsi, no? Un parlarsi, perché a volte il gesto della tenerezza è raccontare qualcosa che l'altro ha piacere di sapere, di venire a, cioè di essere a conoscenza per poter condividere, no? Perché in fondo, ecco, e tantissime altre manifestazioni che siete anche chiamati voi a scoprire, no? Tantissimi linguaggi dell'amore, no? Ecco, qua secondo me questa cosa che ci dice Agnese è un po' pericolosa, nel senso che va capita bene se quando ti doni senza ri riserve a Dio hai già la completezza. Non sei più solo di carne, però dico sei anche di carne, cioè non sei più solo di carne, ma sei anche di carne. Cioè, noi siamo maschio e femmina, siamo uniti in matrimonio. Quindi noi dico noi sposi normali, dico, non Giuseppe e Maria. Quindi il fatto di vivere anche la parte erotica, diciamo, dell'amore erotico è importante, non è, basta solo l'agape. Cioè, qui sembra che i matrimoni cosiddetti bianchi siano visti come qualcosa a cui noi dobbiamo tendere, e invece No, no. no, 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 questo no. Infatti, questo la Chiesa, ripeto, come vi dicevo prima, poi c'è una frase molto forte, molto bella di Giovanni Paolo II che lo dice con tutta chiarezza, no? Allora, io voglio dire, si tratta anche di non, cioè, se uno vuole comprendere, questa frase di Agnese, se uno vuole comprendere come Giuseppe e Maria riuscivano a vivere quella loro dimensione con una notevole grazia da parte di Dio, va bene, cioè la si intende molto bene, ma non si deve intendere che appunto che chi si dona a Dio è come se perché appunto il coniuge cristiano può essere totalmente di Dio e totalmente della moglie o del marito, non so se mi spiego, in questo senso. Quindi se uno vuole comprendere, ma basta, io secondo me basta pensare che Dio dona la sua grazia alle persone a cui chiede una missione speciale, no? E quindi a Maria e a Giuseppe va data una grazia importante. Io col mio libro sto cercando di dire, in questa grazia loro non vivevano da esseri come disincarnati, no? Ma erano esseri come noi, uomo e donna, quindi con tante cose simili alle nostre, avevano molta grazia di Dio, avevano questa senz'altro Maria, questa sete di peccato, ma però poi problemi, difficoltà, tentazioni, cioè, o anche scoraggiamenti, che so io, no? Non so, momenti di buio. E in questi momenti di buio aiutava Dio, sì, ma aiutava anche Giuseppe, no? E viceversa, no? Quindi c'era questa, sicuramente questo matrimonio è stato pensato da Dio perché loro si aiutassero a portare avanti questa missione così importante di essere lei la madre del figlio di Dio e lui il papà, quindi anche l'educatore di Gesù, no? Come in qualche capitolo del libro alla fine, verso fine, si vede che Giuseppe stava educando anche questo bambino, no? Per cui di fatto, ecco, vedi che Agnese dice che ho capito la sua frase, cioè lei intendeva dire, noi dobbiamo comprendere. Cioè, comprendere che Giuseppe e Maria hanno vissuto felicemente il loro matrimonio anche se non vivevano la dimensione coniugale, ma perché si amavano moltissimo tra loro due e avevano una grande grazia di Dio per riuscire a vivere così, appunto. Ma non Lo gli so, ti ho tenuto però a dirlo. altri
si poteva intendere male, ecco, poi. Infatti lei dice che io ho capito bene la sua frase, ma non significa che gli altri coniugi debbano cercare di imitare Giuseppe Maria in quell'aspetto. Infatti io dico, il libro è scritto perché li imitiate in tutto il resto, non in quell'aspetto, infatti di cui non ne parlo, perché poi è un aspetto così intimo, cioè non è che è stata... Cioè sì, lo accenno semplicemente per fare in modo che sia chiaro che io non intendo dire una cosa diversa da quella che la Chiesa ha sempre insegnato, appunto, questo è chiaro. Però per il resto metto in evidenza tutto ciò che in loro è molto vicino a noi, è molto vicino agli sposi cristiani. Non so se... Sì, è chiaro. Va bene, direi che siamo arrivati a 1:05. Altre domande ce ne sono, quindi direi che siamo arrivati alla fine. Non so se vuoi aggiungere qualche altro. No, appunto perché chi avesse anche altre domande, qualche domanda, cioè se leggete il libro poi potete vedere quello che io penso, no? Che abbiamo vissuto tra di loro e poi eventualmente c'è sempre la possibilità di chiedermi una spiegazione. Questo è il libro, ma perché per esempio se uno va sul mio blog Tra le righe del Vangelo mi può scrivere qualcosa oppure non so, trova il modo di contattarmi se ha una domanda da fare. Però io penso che è abbastanza esplicito, no, quello che si dice nel libro e probabilmente andando avanti, leggendolo tutto, ci può essere una certa spiegazione. Dopodiché, sempre disponibile a ricevere le vostre domande, magari a livello personale o in altri incontri che sarà possibile fare. Grazie, io ti ringrazio tanto per la disponibilità, le cose belle che ci hai È detto. una gioia. E ti Benissimo. chiedo se ci puoi Allora, dare una benedizione. no, senza molto, vi dicevo prima, la benedizione nell'Antico Testamento è, cioè la vita dei figli, la procreazione è considerata una benedizione di Dio, ma la benedizione veniva data anche agli sposi, come continuiamo anche a fare noi anche nel matrimonio cristiano. Per cui io benedico gli sposi, benedico tutti i vostri figli, quelli che ci sono, quelli che verranno, e i vostri nipoti, evidentemente. E, allora la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, e rimanga sempre nella gioia della vostra famiglia, nella passione e nella bellezza del vostro amore reciproco. Grazie mille. Niente, adesso lei stai un attimo lì che ci salutiamo e niente a tutti gli altri. Grazie di averci seguito. Buona serata. Un saluto a tutti, grazie.